in collaborazione con Killer Line. Buonasera cari telespettatori, come promesso e anticipato ci troviamo oltre il confine, esattamente in Germania, a Sinsheim Mess, dove realizzeremo due puntate speciali al Car Sound, una delle più grandi manifestazioni internazionali che rappresentano il nostro sport e sicuramente il più grande appuntamento europeo dedicato al Car Audio Entertainment. Brand internazionali, aziende più o meno famose e migliaia di visitatori ogni anno presenti a questo esclusivo evento. Showcare avveniristiche e prodotti innovativi vengono proposti dalle varie aziende per presentare la nuova stagione appena cominciata. Ovviamente noi non potevamo mancare a questo appuntamento di sicuro riferimento per il nostro ambiente. A questo punto non mi resta che augurarvi una buona visione con noi. Fra poco ci trasferiremo nel nostro studio itinerante, ospiti anche quest'anno dello stand SIPE Italia, che con l'occasione presenta al pubblico internazionale il nuovo brand Killer Line, dedicato esattamente al mondo del tuning. A più tardi. Vivo la mia vita a un quarto di miglio alla volta. Per quei 10 secondi, io sono libera. Ed eccoci direttamente all'interno della fiera. Adesso andiamo a cercare Fabio Gentile, che ci presenterà il nostro stand dove è locato anche il nostro studio. Intanto mando la linea alla regia per farci vedere qualche immagine realizzata in questi giorni al Car Sound. Andiamo! Volume, pump up the volume, pump up the volume, dance, dance. Rhythm and a systematic world control, magnetic, genetic, demands your soul. Rhythm and a systematic world control, magnetic, genetic, demands your soul. Rhythm and a systematic world control, magnetic, genetic, demands your soul. Rhythm and a systematic world control, magnetic, genetic, demands your soul. When the drum beats go like pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance, dance. Fabio, finalmente ti ho trovato, ciao. Leonora, ascoltami, ma io sto cercando lo studio dove fare le puntate, ma dov'è? Non riesco a trovarlo. Ma come? Presso il nostro stand, è già tutto pronto, ci sono già le pin-up che ti aspettano. Mi accompagni? Certo. Welcome to the jungle. Ecco qui Eleonora, padiglione 1, questo è il nostro stand, le pin-up sono qui che ti aspettano e all'interno c'è il vostro studio. Grazie mille Fabio, e intanto che io organizzo lo studio, voi gustatevi qualche intervista che ho realizzato questa mattina per voi e subito dopo andrò a cercare JD che ci spiegherà qualche chicca della nostra piccola. A più tardi. Rocco Patriarca ACS. Ciao Rocco. Ciao.
Una domanda abbastanza ovvia: come mai sei qui in questi giorni a Sinsheim? Allora, al di là del fatto che la fiera è assolutamente importante per tutto il mercato dell'FA Car europeo, diciamo che siamo nella culla dell'FA Car europeo. Al di là di questo, ACS è rappresentante italiano delle riviste europee e io sono panel manager dell'associazione delle riviste europee. A questo punto 2 più 2 fa 4 e ACS europeo, la fiera europea, siamo qui in forte rappresentanza. A questo punto, dato che il Car Sound è giunto già più edizioni, cosa ne pensi dell'edizione di quest'anno? L'ho vista particolarmente professionale come organizzazione. Hanno per esempio introdotto la traduzione in tempo reale alla conferenza stampa di inaugurazione. Questo nuovo padiglione, che è attivo da 2 anni, finalmente ha raggiunto la sua maturità. Dall'altra parte c'è l'entusiasmo, qui ci sono gli espositori più professionali. Progetti per il futuro di ACS? Abbiamo fatto fino adesso 152 numeri. Mi fai questa domanda al 300esimo? Grazie. Va bene, allora ci aspettiamo al 300esimo numero. Grazie. Ciao Rocco. Ciao a tutti. Ed ora eccoci qui con Jaco Kaper, il Technical Support Manager della MTX Audio, that's right? Yes, MyTech to be exact. So we are the distributor, manufacturer of MTX acoustic street wires and extend car audio. And Phoenix in the US. What about this woofer? This woofer is the biggest and most enormous subwoofer ever built in car audio. It's a production woofer, it's not a limited edition. Sorry, if I want to buy a car, where can I install this woofer? We have a distributor in Italy that can arrange you up with the dealer and get it installed for sure. Project for the future of your enterprise. Yes, we have a lot of projects. We have one install with a jackhammer coming up in Spain, in Ireland, and we will probably be sending one off to Italy soon. Yes. What do you think about this event in Sinsheim? It's one of the biggest in Europe, and it's our best show for Europe that we have here. Yeah, definitely. Thank you very much, Jaco. You're welcome. Bye. Ciao. Bene, dopo avervi lasciato qualche chicca della manifestazione e dopo aver controllato che il nostro studio itinerante sia stato scenograficamente preparato, ora immergiamoci nella parentesi Eleanor. E a proposito vorrei invitare il nostro ospite, nonché autore del programma JD, che ci dilezzerà sicuramente con qualche news del progetto. Buonasera a tutti, grazie Eleonora. Bene, insieme anche qui a Sinsheim in Germania per presentare questa grande manifestazione, una delle fiere più importanti d'Europa e sicuramente la più importante a livello car audio and entertainment. Esatto, e come sì, vedi comunque ecco, ci siamo anche noi con il nostro programma, sicuramente noi con il nostro angolo Eleanor, anzi io, vedi che mi sono munito personalmente anche della camicia dedicata. Proprio ti sei preparato in tutto. Certo, questo sarà ecco, una delle chicche che nel corso di questa serie televisiva legate al grande progetto Eleanor andremo anche a discutere, l'abbigliamento Eleanor. Ma direi di passare, se sei d'accordo Eleonora, a una cosa che interessa molto i nostri telespettatori, ovvero il concorso. Il concorso di Eleonor, io so finalmente. Che tu, finalmente, oggi diremo qui da Sinsheim, Germany, i vincitori del grande concorso di Eleonor. Peraltro tantissimi avete scritto e anche tanti, devo dire, Eleonora, hanno dato la famosa, o comunque si sono avvicinati alla nostra risposta. Certo, insomma. Certo. Senti, direi... Partiamo con i vincitori, sì, del concorso. Che il pubblico a casa freme per sapere chi ha vinto i nostri premi. Allora, il primo è Emilio Ferrara di Villa Piana Lido, provincia di Cosenza. La Rocca Matteo di Como. Tarzia Alfredo di Barzano Lecce. De Giglio Cesare, Milano. Raul Ricci, Montecatini Terme. Michele Galderisi, Battipaglia, provincia di Salerno. Sergio Corposanto, Sassari. Papa Steve di Ancona. Caccioli Luca di Arezzo, Marco Umbertini di Castelplanio Ancona, Marco Luvisi di Decimo Lucca, Livio Senesi Brescia,
Sergio Tommasini, La Spezia, Filippo Sciascia, Cesate, Milano, Roberto Tarsia, Cosenza, Croci Marino, Ascoli Piceno, Federico Lore di Oleggio Castello in provincia di Novara, Tommasono Luca di Cesole di Marcaria, provincia di Mantova, Bazzoni Rosalba di Ferno in provincia di Varese, Davide Ambra di Acireale, Catania, Grassi Lanfranco di Fontanella in provincia di Bergamo, Samuele Cruscanti di Pozzo della Chiana, Arezzo, Arrigoni Giovanni di Bergamo provincia, Saverio Covello di Boffalora sopra Ticino, Milano, Galantini Cristian di Arezzo provincia, Rollini Alessio di Busto Arsizio in provincia di Varese e per finire Dalila Carrera di Novedrate, Como. Ma sono tantissimi, Eleonora, che hanno vinto. A parte che, ragazzi, i premi ci sono, i nostri sponsors hanno sicuramente aderito molto a questa iniziativa. Sono premi, peraltro alcuni sono dei componenti installati in Eleonora, quindi comunque sì, avete sicuramente delle chicche interessanti per voi offerte dai nostri partner. Abbiamo visto anche del pubblico femminile, quindi sempre a ribadire, direi, Eleonora, che anche il rosa del tuning è una cosa che si fa sempre più strada, si fa sempre più avanti, lo abbiamo visto e questo anche... ci fa molto piacere. Certamente sì. Geni, io ho visto che hai portato con qua in questo studio itinerante anche un grafico. E anche la bacchettina, guarda, bacchettina da maestro. Certo sì, ho me lo una mostri? Grafica. Benissimo, lo mostriamo ai nostri telespettatori, ragazzi. Come vi dicevamo, in ogni puntata diremo una chicca, un particolare della nostra piccola, del nostro progetto. Eleonora, la prima sciocca italiana costruita sotto i riflettori. Parliamo subito, anzi partiamo subito a presentare la parte audio e alimentazione. Quindi abbiamo sombrato due schemi tecnici per farvi vedere la costruttività del sistema. Ovviamente verrà interloquito, adesso la regia passerà anche con delle immagini. Come potete vedere, e sapete, sorgente Alpine IVA D300, che è l'istinto monitor TV dell'Alpine, che controlla tutto praticamente l'impianto audio-video della vettura, che comprende anche il sistema di navigazione, uno dei più completi by Alpine, l'N099PW. Un televisore, anzi un tuner TV, che pensate, ragazzi, si può vedere anche il digitale terrestre. Tutto ovviamente controllato dal PXH701, che è un processore, uno anzi dei processori migliori, parliamo di Alpine, quindi un marchio leader nel nostro settore, nel settore audio video, che controlla tutto il sistema. Canale centrale sempre by Alpine, un sistema di canalizzazione centrale che è un kit già composto da un amplificatore monocanale più altoparlante per installazione a cruscotto. Bene, passiamo ora alla linea amplificazione altoparlanti by Boston Acoustics. Nella linea anteriore troviamo un Boston GT40 4 canali che alimenta nella parte anteriore i Neo ST e i Boston NX67 rispettivamente per la gamma super alta e i due coassiali in portiera per la gamma medio bassa. L'altro canale del GT40 alimenta nella linea posteriore un'altra coppia di NX67 per la gamma medio bassa posteriore. Poderosa la sezione subwoofer, come avete potuto notare, potete notare delle immagini, alimentata da un Boston GT28 che spinge, questa è la parola esatta, ragazzi, due Boston G5 più due GTR, radiatori passivi. Vi abbiamo fatto vedere nelle varie immagini di backstage anche questa nuova tecnologia che sta arrivando anche nel car, come da home, l'inserimento dei radiatori passivi per aumentare l'efficienza dei subwoofer. Quindi con Eleonora c'è anche studio, c'è anche tecnologia e miglioria delle prestazioni acustiche. Un marchietto che vi spiegheremo nel corso delle puntate è Divas Racers, che avete visto nascere con Eleonora, è la parola esatta. Parliamo dei professionisti, dei dettagli, questa cosa nella prossima puntata la spiegheremo un po' meglio. Passiamo ora velocemente allo schema di alimentazione, anche questo abbastanza poderoso. Vediamo una batteria al gel by Evolution Batteries nel vano motore, quindi nel posto originale. Subito nella parte posteriore, sempre della parte alimentazione, in zona nascosta sotto gli amplificatori dove non si vede, ancora due batterie al gel per supportare l'enorme, direi considerevole, potenza che ha bisogno l'impianto per alimentarsi. Ad alleggerire tutto ciò abbiamo due condensatori by Killer Line, abbiamo uno addirittura da 20 farad, sempre nella zona nascosta nel doppio fondo, e a vista un piccolo Killer Line CP2200 da un farad e mezzo, che lo potete vedere nelle immagini, appunto condensatori che servono, come tutti ben sapete, per aiutare negli spunti, nei picchi, l'impianto ad alto livello. Ragazzi, a questo punto io direi di continuare nelle immagini di questa manifestazione, vero Eleonora?
Io, JD, però non riesco a fare tutto da solo in due puntate, quindi devi venire assolutamente anche tu a darmi una mano. Ma io ero qua solo per Eleanor, difatti aspettavo di fare solo questa cosa e poi divertirmi in Germania a fare passare un po' di bel tempo con le pin-ups. Assolutamente no. No, devo lavorare? Esatto, devi lavorare. Ragazzi, allora direi noi ci vediamo in giro per la fiera, sicuramente sempre da qui la settimana prossima per l'angolo di Eleanor. Ragazzi, al prossimo quarto di miglio con me e a questo punto vado a prendermi un caffè con Eleonora qui da Sensei Mess, la più grande fiera internazionale del car audio entertainment. Ciao! Ed ora io e le ragazze abbiamo deciso di concederci un attimo di relax. A dopo! Tuning and Fanatics, a passion for performance. La tua auto non ti soddisfa? Tuning non solo su Elaborare, la rivista più seguita in Italia dagli appassionati di motori. Kit estetici, preparazioni, assetti sportivi, impressioni di guida. Il nuovo numero è sempre più ricco e completo. Elaborare, dove passione e sogno si uniscono. Vuoi realizzare il tuo sogno? Il nostro sogno è già pronto, e il tuo? Quattro stelle per la tua vacanza all inclusive. Il mare a portata di mano. Hotel Touring, il mio albergo preferito. Sconto speciale 15% presentandosi a nome di Tuning and Fanatics. Tuning and Fanatics, a passion for performance. Parlando di marchi e brand italiani all'estero, ma soprattutto qui a Sinsheim, siamo in compagnia di Fabio Gentile. Buongiorno. Direttore commerciale Italia SIP SRL, che peraltro raggruppa alcuni marchi che adesso andiamo a vedere nel dettaglio, che abbiamo visto anche con il nostro progetto Eleanor, e soprattutto ringraziamo ospite anche nel loro stand il nostro studio itinerante. Certamente. Quindi dicevamo, Fabio, questo è il secondo anno peraltro che siamo insieme, che ci ospitate e che voi presentate dei prodotti, dei brand, quindi anche per il mondo del tuning. Sicuramente. Dopo l'inserimento dello scorso anno di Spin Sound, che è una gamma completa di accessori autoradio, quest'anno abbiamo intenzione di entrare violentemente nel mondo della high-end col marchio Killer Line, come abbiamo visto anche a Rimini. Infatti io, ecco, per l'occasione, perdonami, sai che sono la mia età eccetera, mi sono portato un assistente, Francesca, che pregherei di entrare, che peraltro ha uno dei tuoi prodotti che stiamo presentando qui in Germania. In particolar modo in queste due fiere Rimini e Sinsheim stiamo lanciando la nostra nuova gamma di amplificatori Killer Line, che coprono sia, diciamo così, la gamma economica con questo design qua dietro, e il top di gamma qui, che è il 3200 watt max power, che copre anche il discorso del tuning, in quanto sono illuminati lateralmente, oltre ad avere un'ottima risposta. Quindi, oltre alla qualità, anche un po' di scena, che oramai nel tuning è sicuramente la cosa che non guasta, soprattutto che serve, insomma. È richiesta. Certo. È richiesta. Così come vedo anche i tuoi altoparlanti, sempre dell'high-end, da 12, 15 e 18 pollici, addirittura con cestelli cromatici. Partiamo sì dagli 8 fino ai 15 pollici e appunto, insomma, sono quei sub che abbiamo visto installati sulla Smart Rimini, e 2 15 pollici. Anche questi prodotti ovviamente rifiniti, parlavamo di cromature eccetera. Forse vorrei anche parlare che abbiamo in questa gamma di amplificatori un monocanale molto potente, che è un 2000 watt max power, che è quello che vediamo qui dietro, stabile a 1 ohm, mentre invece gli altri amplificatori sono tutti tranquillamente stabili a 2 ohm. Benissimo, quindi ragazzi, Killer Line, quindi un made in Italy come brand che si sta lanciando nuovamente per il mondo del tuning, come dice il nostro amico Fabio, quindi violentemente vuole entrare nel nostro prodotto. Peraltro vi assicuro, ottimo rapporto qualità prezzo, io ho anche sentito suonare la Smart a Rimini come altre vetture installate con i prodotti Killer Line.
ragazzi, ci sono anche montati dei prodotti in Eleanor, quindi penso che non dobbiamo spiegarvi altro. Io direi a questo punto, da JD e Fabio è tutto, continuiamo con il nostro reportage da Sinsheim. Fabio, vuoi dire qualcosa ai nostri telespettatori? Ci vediamo sicuramente l'anno prossimo, una nuova collaborazione assieme con Tony e Fanatics. E compriamo i prodotti Killer Line. A dopo, più tardi ragazzi. Rockford Fosgate quest'anno ha deciso letteralmente di schiacciare la concorrenza. Curiosando fra gli stand, guardate qui che ho trovato Sasa, adesso sta in club. Ciao Sasa. Ciao. Tutto bene? Per il momento sì, abbastanza. Ascoltami, come mai qui in Germania? Ma siamo venuti su per curiosare un po' di macchine, belle donne e dare un'occhiata delle novità, che ce ne sono parecchie. Scusami, per curiosare belle donne bastava che rimanevi in Italia. Ma qui c'è l'internazionale. Stavo scherzando. Comunque so che tu non sei venuto qui da solo, ma ti sei portato dietro mezzo club. Più che mezzo, tre quarti, siamo giù una trentina. Beh, comunque questo per segnalare sicuramente agli amici a casa che il tuning sposta veramente tantissima gente. Sì, questo è vero, cioè tu ho ragione. Sasa, ti lascio alla tua visita. Ok, ti ringrazio. Ciao. Ciao. Siamo in compagnia di Lana e Maria, ovvero coloro che hanno progettato e costruito questa vettura che è qui alle nostre spalle, insieme al loro team. Ma adesso ci spiegherà meglio Maria. Maria, what about your project? Well, we're a new company, we're called P-Tech, and we're basically two women doing all that stuff that men usually do, all the tuning parts, if I can show you, starting from a body kit. The rims, the leather interior. We added the hi-fi system and navigation system from Eclipse. And our special feature is the digital print on the car. And why have you chose Eclipse? Because it's a new for the German market. They want to get established here in Germany and in Europe. And we just have a joint venture with them. Do you think about other project in the future? Yes, we are. Actually, any kind of company, or if it's hi-fi or anything else, we would love to tune their cars. No problem. Okay, thank you very much. You're welcome. That hypocrite smokes two packs a day. E a proposito di Eclipse, eccoci qui con Thomas, rappresentante dell'azienda. Thomas, what are the products that you are going to show here in Sinsheim? Yeah, we are actually promoting our products in case of the multimedia. So this means actually we have one unique product actually here. You can see it. It's an all-in-one system based up of a one Dean system, which includes an HDD for navigation system, as well as DVD and a touchscreen in case of 7.5-inch. Unique product because it's a system, it's a full integrated system with the memory stick as well as a FireWire. So this means it's not necessary to need anything
for installation issues. Yeah. Any project in the future for Eclipse? Of course. We are a big company. Behind Eclipse, there is a big company, and we focus also in case of multimedia in high premium products. So this means maybe Doppelin system, which full integrated HDD as well as DVD. Thank you, Thomas. You're welcome. Bye. Nice day. Alla fine di questa carrellata di immagini, vediamo ora le news dalla redazione. A proposito di Fast and Furious Day, vi segnaliamo la tappa di Ori al Serio, prevista per sabato 24 giugno presso il centro commerciale, ove naturalmente ci saremo anche noi con le nostre telecamere per immortalare l'evento. Special guest della giornata, come di consueto in questi eventi, direttamente da Fashion TV, Yasmin, e naturalmente la nostra Eleanor, che sarà a disposizione di tutti i curiosi. Da Roma invece gli amici del Serani Car Club ci segnalano il Tuning Day, previsto per domenica 8 luglio. Anche in questo evento saremo presenti con tutto il nostro staff al completo per realizzare un esclusivo reportage della manifestazione. Non dimenticate che sul nostro sito www.tuningandfanatics.tv, nella pagina dedicata agli eventi, troverete i dettagli di queste news e di altre manifestazioni legate al nostro sport spettacolo. Bene, anche quest'oggi, cari telespettatori, i nostri 30 minuti ad alta tensione con Tuning e Fanatics sono terminati. Ma non preoccupatevi, ci saremo anche la settimana prossima, sempre allo speciale sempre appuntamento qui. Car Sound a Sinsheim. Una delle più grandi fiere internazionali di audio video, anzi la più grande fiera europea di car audio video entertainment. Io spero che quello che abbiamo realizzato e stiamo realizzando e realizzeremo per voi sia un ottimo contributo anche per farsi una cultura, perché io anzi mi prendo 5 secondi in più per dire, per consigliare a tutti i nostri esperti: venite a vedere le fiere internazionali come questa, servono anche a voi tecnici per capire e apprendere le nuove tecnologie di installazione. Veramente in queste giornate, Eleonora, io ho visto delle cose avveniristiche e fantascientifiche, curate nei minimi, ma che dico, minimissimi dettagli. Cosa quindi assolutamente che neanche la mente a volte potrebbe immaginare, certo. Come delle piscine nelle vetture. Abbiamo fatto vedere, vedremo delle immagini molto esclusive, quindi questi appuntamenti possono servire anche alla parte tecnica per migliorarsi, perché ragazzi bisogna apprendere anche da altre persone per migliorarsi, o da altri team o da altri staff. Qui peraltro in Eleonora troviamo i brand internazionali con delle realizzazioni fatte anche in America, fatte oltreoceano, e dove sicuramente ragazzi dobbiamo tanto di cappello, come si dice di solito. Io vi ricordo la nostra mail info@tuningandfanatics.tv per interagire con noi, e il sito www.tuningandfanatics.tv. a questo punto ragazzi, alla settimana prossima, al prossimo quarto di miglio con Tuning and Fanatics, sempre qui da Sensei Car Sound. Questo programma è stato offerto da Killer Line.